devo parlare! Dragoscerro di... Madonna! Vaffa... Oggi sarà un casino. Ciao ragazzuoli, io sono Fanks, già mi sto pentendo, ve lo giuro. Perché vi dico questo? Perché sicuramente nell'intro avrete visto un Fanks leggermente nervoso, chissà come mai. Io ancora non lo so, però sono abbastanza certo di questo, perché oggi ragazzi... Che dolore, Dio santo, tra poco mi amputeranno le mani. Oggi ragazzi andremo a registrare un video senza censure. E su un gioco tra l'altro... Neanche così semplice, vi accadere castrato in un tombino. Sto parlando di Golfing Overit, che è lo stesso gioco che ho portato nel video dove non potevo parlare, che in realtà è stato molto più facile quello di quello che sto per fare. Ci saranno lo stesso i tagli, gli effetti strani, perché sennò... E che due coglio... Pensavate? E invece no! Sarà un problema oggi. Quindi ragazzi, iniziamo! Madonna, se riesco devono farmi una statua oggi. Devo avere un autocontrollo da maestro Shaolin. Madonna, che sole è uscito. Perfetto, ragazzi. Sono ancora in tempo per fare altro. Ed eccoci su Golfing Overit. Io sinceramente non ricordo dove siamo arrivati l'ultima volta. Vediamo. Ovviamente all'inizio. Mi sembra giusto. Mi sta già salendo la carogna. Allora, vorrei riuscire a resistere almeno 3 minuti prima di dare libero sfogo a tutta la carogna che ho dentro. Ma con calma ce la possiamo fare, ragazzi. Intanto, come possiamo vedere, stiamo già andando. Che è una meraviglia. E tra l'altro, una cosa bellissima che mi avete detto è che nello scorso video, dove appunto non potevo parlare, avevo praticamente finito il gioco. Porca vacca, dimmi se non devo sclerare. Cioè, praticamente ero arrivato alla fine, ragazzi. Mancavano 37 centimetri e avrei vinto. Ovviamente. Tutto a cadere, quindi ho perso tutto da capo. Ma va bene ragazzi, mica è successo qualcosa, voglio dire. Ho solo perso 72 minuti della mia vita. Ma qual è il problema? E probabilmente oggi ne perderò altri 150. L'importante però è non cristonare come le bestie, perché potrebbe essere un problema, visto che non si può censurare. È proprio il gioco ideale. Però ridendo e scherzando, siamo già qua, Attenzione, stiamo andando fortissimi ragazzi. È perché ormai, dopo mesi di torture su sta cacata, sono diventato un pro. Quindi il cavallaccio con i capelli blu ormai va al primo colpo. No, però c'eravamo quasi. Madonna, devo mantenere la calma. Stavo già per spaccare qualcosa. Però dai, non ho voglia. Devi collaborare, capito? Pallina defecata da un orso con le morroidi giganti. Ok, dovrebbe essere il punto giusto per salire sulla schiena. Ti prego. Easy. Vai sull'aquila qui, rasta. Ma sono troppo forte. Sto sbagliando a dire questo, vero? In teoria qua è relativamente semplice. Infatti, anche lui con capelli blu, il fratello del cavallo, probabilmente vanno dallo stesso parrucchiere. Ma non importa, il lupo. Madonna, senza pensare. No, ti prego. Madonna, grazie coda. È uno spettacolo raccapricciante. Oddio, rinoceronte Super Saiyan. Ti prego, dammi la forza. Mamma mia, grazie corno. Ok ragazzi, stiamo andando fortissimi. In realtà non sembra, ma sto facendo dei miracoli, Soprattutto non sto sclerando, perché sta andando tutto bene. Porca vacca, così, senza pensare. Ho sbagliato. Perché volevo andare sulla tartaruga? Ma che problemi ho? Prima sullo squalo, e poi sulle tartarughe. Vabbè, ma ragazzi dai, mi sto stupendo veramente della mia capacità incredibile. Cioè, pensate se riesco a vincere senza censurare nulla. Vabbè, ma ora sulla stella marina. Così ti voglio bene, bravissima. Amo le stelle marine. Vai sul pesce pagliaccio alla ricerca di Nemo. Va bene. Ti prego. Ragazzi, adesso voi mi dovete dire quanto sono bravo. Qua abbiamo il pesce spada. Vabbè, ma tutte cose già viste. La barca. Easy. E quando dico easy, ragazzi, sapete che cosa vuol dire, vero? Che sto per perdere. Allora qua è un po' più incasinato. Invece no. Anche qua una cacata pazzesca. Sulle colline. Pensavo di cadere, ho dato una botta. Qua basta un nulla per tornare all'inizio. Ragazzi, sembra facile sto gioco, ma in realtà è un di... Vai qua.
Mamma mia, ragazzi. Vabbè, ma che cosa sta succedendo oggi? Ho la mano bionica. Però mi fa male. Se rifaccio questo movimento, probabilmente si svita. Anche qua, abbastanza facile. Si va sul castello. Tac. Ma che ci vuole, ragazzi? Qua l'ultima volta mi ero cagato in mano perché il cannone spara. Cioè, non solo è difficile. Ti fa anche prendere il jumpscare. Così ti sbagli e ritorni all'inizio. Pezzi di. Una volta avrei detto cose brutte, ma oggi no! Mi tengo, mi dispiace perché sono troppo bravo. Senza fretta! Chi ci corre dietro? Perché chi va piano va sale lontano. Ho fatto una cacata. Adesso come esco da qua? Mamma mia! No. Ragazzi, dai, oggi veramente è overpower. Ma è una roba disarmante! Vi giuro, sono io, eh. Sto giocando e non mi sta aiutando nessuno. È il nostro amico! Però perché sono arrivato qua? Io in realtà volevo salire direttamente sul dorso. Ho fatto una porcata, vero? Mamma mia! Però con calma. Allora, o arrivo verso la fine come l'altra volta e poi cado e torno all'inizio. Allora lì, veramente, spacco qualcosa, prendo il monitor e lo scaravento del cesso direttamente dentro. Oppure potrei riuscire davvero a vincere oggi, eh? No! Oh, non devo non devo parlare! Devo andare un attimo, mi devo calmare un secondo. Madonna, spacco qualcosa. Oggi non mi arrabbierò. Ragazzi, sto tenendo una carogna dentro che ve lo giuro. Dragoscerro di Madonna. No, vabbè, mica ci dobbiamo far buttare giù noi, ragazzi. Siamo più forti di questo gioco. Dobbiamo farci valere. Vero? Guarda che pro. Più o meno. Va bene, dai, cerchiamo di tornare quantomeno dove eravamo prima. Sarebbe già un grande traguardo. Ovviamente, ma c'è il cavallo. Tommaso! Ok, non è successo, per fortuna è tutto a posto. Con calma, cerchiamo di tornare sul dragoscerro. Intanto però, siamo tornati su. Ma perché non la finisco di parlare? Poi ogni volta dico una cosa, succede tutto il contrario. Devo ritornare all'inizio, vigliacca terra, incastrata nel deretano di una mucca che probabilmente sta per esplodere di diarrea. La rabbia cresce in maniera da toglierti il fiato. Comunque i video di Golfing Overit sono sempre pieni di emozioni. Ci sono delle emozioni. Io mi dovrei fermare un attimo perché mi gira la testa. Non è possibile! Fai un passo avanti e 15 indietro ogni volta. E vabbè, ma il creatore di questo gioco un po' di cagotto glielo auguro, eh. Ma la vedo proprio piano. Una cagatina spruzzo tipo Chantecler e bomba. Perché hai il deretano squadrato che sei in Minecraft? Appunto, hai il deretano che ha gli angoli. Si ferma sulle zanne di quel porco. E quindi siamo tornati di nuovo qua. Sulla racchetta, questi alberi, il cavallo con i capelli blu. Mamma mia, adesso però Mammut. Oh, c'ho quello che fai, eh. Perché veramente la mano inizia a tremare. Inizia a prendere vita, mi sta parlando. Adesso mi schianto contro la scrivania. Qua con calma, perché se no si torna giù. Poteva andare peggio, ragazzi, non parlo. Non dico nulla. Nulla! Perché se non dico nulla torni comunque? Ma perché fai? Vaffa! Sto parlando in rabbiese! Ora direi di fare un taglio fino a quantomeno al cavallo con i capelli blu. E rieccoci qua dopo un'ora e mezza. Porca cacca. Qua sinceramente non mi ricordo come ho fatto. Ragazzi, ho salvato un insalvabile! Ho cliccato senza motivo. Like subito. In qualche modo ce la stiamo facendo a tornare dove eravamo prima. Prima qua con... Prima qua ho detto. Pezzo di me. Grazie. Ti voglio dare un bacino sulla fronte, te lo giuro. Non devo sprecare questa occasione. Niente. Vedi perché sembra che sto per cadere. E tu inizi a cliccare e dai che ci siamo, ragazzi, in qualche modo stiamo andando avanti. Tutto questo è traumatizzante per la salute di una persona, si guarda. Perché si è staccato un power bank da dove è uscito? E niente, ci provo l'ultima volta anche perché la mia pazienza veramente ormai sta finendo. Dai, ok, dai che ci siamo, dai che...
Io vi giuro, non lo faccio apposta. A guardare i miei video, uno pensa, poverino questo qua, ma ha un sacco di malattie. Sono qua da 7 minuti, non ce la faccio andare avanti. Questa racchetta del cazzo. Volino. Come si deve, va? Incredibile. Ok. Dai, vai sulla racchetta, forza. Va bene. Ragazzi, io sto per... Basta, mi sono rotto il Volino di Bruxelles. Ma perché non collabora mai sto gioco fatto coi peli pubici di una scimmia? Appena torno giù, basta. Chiudo tutto, lo disinstallo. Mi sono rotto il pene. Ma una domanda, per caso ne hanno creati di nuovi? Alba Maio lì, come cavolo si chiama? Maionese? Spero non abbia creato altri giochi, perché penso che le persone lo vanno a prendere sotto casa. Mi sarebbe piaciuto riuscire a finire il gioco in questo video, ma come potete vedere non è fattibile mai, neanche se ti impegni. Ma come un pony? Va bene? Oggi sto dicendo tutti gli animali di questo mondo. Difficile, ragazzi. Mi fa male lo stomaco per quanto mi sto tenendo. Basta! Direi che abbiamo sofferto abbastanza per oggi. Beh, devo dire che è stata un'esperienza mistica. Potete confermarlo, no? Penso che non farò mai più una cosa del genere, perché è stato più difficile di quanto si possa immaginare. Peggio anche di quando non potevo parlare, fidatevi. Però voglio comunque sapere se vorreste un altro episodio, e magari in compagnia di qualcun altro. Iniziate già a scrivere chi. Però, come sempre, prima di concludere e prima di andarmi a prendere la camomilla, vado a salutare Giulia Vagata, Daisy Wang, Ant22rix e Francesco Paolo Ferrigno. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi, Giulia Vagata, grandissima! E allora vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi Siva. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace, la pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!